Allora, mercoledì 16 aprile, ore 20, nell'impianto di Venuto a Cagliari, quarto di finale del torneo Maracanã Open fra esuberi in completo azzurro e bordini bianchi. Dalla parte opposta, Sissa e Tecchi, maglia bianca e bordini rossi. In caso di parità, dopo i tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. A dirigere l'incontro è chiamato il signor Pilia dell'MSP Sardegna. Buona visione.
No, stavo per il play-off. Come? Non averti detto. Ok, perfetto. È appena finito il quarto fra Sisetec e Esuberi 2-2. Avete finito i rigori, poi siete riusciti a far vostra la gara e andate in semifinale. Voi ricordo che siamo qua con Giacomo Serrao, miglior giocatore del torneo Open dell'anno scorso e miglior giocatore della squadra campione in carica, quindi raggiungete le semifinali da campione in carica. È stata dura però. È stato difficilissimo, siamo andati in svantaggio di 2 gol, però il gioco lo stavamo facendo noi, la partita ce l'avevamo in mano, non abbiamo mollato e siamo riusciti a pareggiare, nonostante i 2 pali, qualche gol mangiato, però siamo andati ai rigori e la fortuna. Mi è sembrato che siete stati un po' timorosi all'inizio, questi 2 gol comunque vi hanno un po' impaurito, poi chiaramente nell'ultimo quarto d'ora avete tentato il tutto per tutto e siete riusciti ad agguantare il risultato, io credo anche meritatamente, però non siete la stessa squadra dell'anno scorso che faceva la gara dall'inizio alla fine. Stiamo invecchiando, può essere un anno in più, si fa sentire, però noi siamo qui, siamo i campioni in carica, siamo arrivati secondi nel grande girone all'inizio e siamo in semifinale, noi non molliamo niente e ci giochiamo la vittoria fino alla fine. Siete certamente fra i favoriti. Dall'altra parte ci sarà la semifinale ASGG1 contro l'Astomeccanica, 2 grandi squadre, 2 forti squadre, ora qua ci siete voi, e pensate di potervi ripetere quest'anno? Io penso proprio di sì, noi non molliamo niente e non abbiamo paura di nessuno, quindi è aumentato. Innanzitutto c'è la semifinale da superare contro il DMC o l'Atletico Castello. Quest'anno il livello è stato superiore. Sono d'accordo, molte più squadre forti, è stato molto più difficile, però
Noi ci siamo. Complimenti e in bocca al lupo per la semifinale. Grazie. Ciao, mille. Grazie. Crepi.